sono fuori dalla storia, i Minardo, questi che hanno petrolio e hanno mezzi di informazione, si comprano i giornali, le televisioni per prendervi per il culo e tenervi buoni, disinformati e buoni. Ma adesso c'è la rete, li bypassa, e sti mafiosetti non hanno una cultura di rete come abbiamo noi. E c'è stato uno che è stato condannato, è stato penalizzato per 3 anni, è stato per i pubblici uffici, è interdetto ai pubblici uffici per 3 anni. Cosa saluti? Chi saluti? Dove stai salutando? Là, io sono qua, chi cazzo stai salutando? Allora, l'ho visto, non mi scappa niente. E allora, come si avvicinano alla rete, pensano che sia un giornale, pensano che sia la Sicilia che può dire quello che vuole, che non menziona mai. Io non so come fate averlo saputo che siamo qua, perché il passaparola li bypassa, la rete YouTube. Qui non siamo 2000 persone, qui siamo 5000 o 6000, perché siamo in streaming, in diretta computer. Io sono arrivato col treno fino a Vizzini, bellissimo, eravamo un centinaio sopra il treno, ma ci stavano guardando 27000 in diretta sugli schermi del computer. Quindi noi li aggiriamo. E allora, quando questi, che sono penalmente spazzatura, si candidano e fanno pagine su YouTube, questo qui ha fatto una pagina su YouTube e non sapeva neanche cosa fosse YouTube, non sanno cos'è Google, lo chiamano Google. E allora pensano di affrontare la rete come fare un'intervista a un giornale o a una televisione. E appena questo Drago ha messo la sua pagina su YouTube, ha lasciato aperti i commenti. In 10 secondi aveva 1000 commenti. Ma che minchia stai dicendo? Ma sei condannato, ma vai fuori dai coglioni. I commenti, ha chiuso subito i commenti. E allora è Modica, Modica, che vive ancora di 2 famiglie, che c'ha, in base alla popolazione, c'ha 3 parlamentari in nazionale e 1 in regione. Piccoli comuni che partoriscono politici da tutte le parti. Ma basta, no? Siete la patria di Quasimodo, siete la patria di Pirandello. Beh, avete Verga, cazzo, quel treno che ho preso io. C'è una foto di Verga del 1895, di quel treno lì. È uguale, è rimasto così. Ma è fantastico. Quasimodo, il poeta, premio Nobel per la letteratura, con la poesia più corta del mondo. Perché non servono tante parole alla cultura e alla poesia. Ognuno sta solo sul cuore del mondo ed è trafitto da un raggio di sole ed è subito Michiché. E allora comincia ad aver paura, comincia ad avere le piazze vuote, la gente non si vergogna più a scendere in piazza per conoscere dei cittadini come loro. Che rischiano e vanno dentro la provincia, vanno dentro il comune, vanno dentro la regione. Signori, questa è una terra che ci può essere qualsiasi cosa, e c'è qualsiasi cosa. Milazzo, il petrolchimico. Io venendo qua ho visto centinaia di pale eoliche che fanno energia, che potrebbero dare l'energia non solo alla Sicilia, ma a mezza Italia. Vengono anche spente, girano ma non erogano energia. Perché se no i monopolisti dell'energia, l'Enel, questa gente qua, deve spegnere le loro centrali a carbone, devono spegnere i rigassificatori, devono spegnere la loro tecnologia dell'Ottocento che fa morire la gente. Allora, il nostro programma è semplice, ve lo dico qua. Poi non vorremmo neanche dirvelo, perché veniamo qua a dirvi delle cose che faremo e siete titubanti, e fate bene a essere titubanti. Se volete leggere il programma ve lo andate a cercare, fate un attimo di sacrificio anche voi. Perché stare lì a vedere. Adesso vediamo cosa fanno. Non facciamo niente senza di voi. 80 persone che vanno
in regione, non cambiano la Sicilia, non la cambiano se non siete, se non siamo insieme. Noi abbiamo dei programmi che sono aperti, potete fare il vostro programma, qui è agricoltura, boschi, avete piste, potete, sulle piste ciclabili non lo so quali siano i problemi, le guide che portano i cavalli per fare l'equo, l'equino, il turismo equino, non lo so. Ognuno valorizza le proprie risorse, no? Qui avete i boschi, sembra di essere in Trentino. Cazzo, ma la Sicilia è questa? Passi da un vulcano al Trentino, al mare, c'è qualsiasi cosa, aranceti, aranceti, aranceti! E poi dobbiamo spremere quel cazzo di arance tunisine! E allora, ma sì, sono battute messe lì! Sono battute messe lì, abbiamo firmato, non noi, per noi hanno firmato degli accordi, il Trattato di Lisbona, la Bolkestein, il World Trade Organization, il WTO, il famoso WTO, di cui noi paghiamo le conseguenze, quattro coglioni firmano a New York un trattato e le tue arance le devi buttare via. Io voglio che il nostro territorio sia attraverso degli strumenti deciso da noi, con dei referendum propositivi senza quorum da mettere nella Costituzione. Allora, se vogliamo l'agricoltura a chilometri zero, lo decidiamo noi. Se vogliamo le arance tunisine, lo decidiamo noi. Andiamo a votare, o sì o no. Ma siamo noi. Scusate, ma Schulz, presidente del Parlamento Europeo, viene in Italia. La prima cosa che dice, e dice a questi movimenti di antipolitica guidati da comici, Schulz, ma cosa vuoi? Chi cazzo ti ha mai visto? E la prima cosa, sono preoccupati in Europa e dicono che noi siamo un movimento di gente nascosta dietro i computer, grazie. Nascosti dietro i computer, che la nostra non è democrazia tradizionale. Allora, Schulz, io gli ho scritto una lettera cortesissima, senza parolacce, dicendo: guardi che si sbaglia, le hanno dato delle informazioni sbagliate, noi non siamo anonimi dietro un computer, noi siamo persone che sono sulle strade a dare manifesti, siamo cittadini, scusa, siamo cittadini. Siamo cittadini. E allora Schulz ha delle informazioni sbagliate, gli ho scritto una lettera così, e poi non si deve permettere di dire che la nostra è una democrazia non tradizionale. Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire che siamo una cos'è la democrazia tradizionale di Schulz? La democrazia è democrazia. Non ci devi mettere un aggettivo dopo, è la democrazia, è meglio di far decidere ai cittadini qual è la democrazia. Allora, io non sono contro l'euro o contro l'Europa, io sono per far decidere agli italiani con un referendum se stare lì o non stare lì. Non sono contro niente. Questi qui arrivano e il nostro Presidente della Repubblica a fine mandato vuole accelerare la riforma elettorale, avevi 5 anni di tempo, adesso non si può più fare, ha detto una frase che sono rimasto pietrificato dal Presidente della Repubblica, ha detto che ci dobbiamo ancora svendere sovranità italiana per l'Europa. Ha detto che bisogna fare la riforma elettorale, lo dice lui, non si può fare la riforma elettorale durante le elezioni, lo dice l'Unione Europea, il diritto internazionale, dice al secondo paragrafo 2b, dice non si possono effettuare cambiamenti delle leggi elettorali un anno prima delle elezioni, ce lo dice il diritto internazionale dell'Unione Europea. Ma perché dicono così? Perché è un diritto. Se il diritto non è certo, ma lo cambi tutta l'evoluzione della democrazia, è questa la loro democrazia tradizionale. Io non la voglio quella democrazia lì. E allora il nostro presidente, invece di dare un pugno sul tavolo, si mette a fare politica,
a dire che bisogna. E che cosa faranno questi cialtroni qua? Ve lo dico io. O blindano la legge in modo che il Movimento 5 Stelle non entri. Perché oggi, senza soldi, avendo rifiutato 1.700.000 euro di rimborsi elettorali, 3 anni fa, l'abbiamo già fatto. Avendo decurtato lo stipendio degli assessori dei consiglieri regionali in Emilia e in Piemonte dell'85%, l'abbiamo già fatto. Senza soldi. Ecco perché siamo sui coglioni, non riescono a capire come abbiamo fatto. Perché loro nel DNA non c'hanno qualsiasi cosa che c'è, e dicono chissà chi c'è dietro Grillo. La massoneria, i poteri forti, chi c'è? Lui è miliardario. Io sono miliardario, ma sono di Genova. Allora, no, dietro Grillo è quello che vedete adesso, chi c'è? E allora chi me lo fa fare? Non lo so, io amici, chi me lo fa fare? Me lo fa fare cosa dovevo fare? E ho lavorato 41 anni, ho guadagnato bene. Potevo starmene nella mia villa, chiuso lì, e guardare il mondo e vedere tre dei miei figli, io ne ho sei, 2 andare in Nuova Zelanda, 1 andare in Australia, adesso il 4 vuole andare a Los Angeles. E io con la morte nel cuore dico vai, hai ragione, è un paese di merda, non me lo sono sentito di stare lì a guardare. E allora vengo a nuoto, vado sul vulcano, ma è adesso, la terza giovinezza qua dentro. E allora, ma loro non capiscono che puoi fare delle cose per gli altri senza averne un ritorno economico, perché non ce l'hanno nel DNA. Noi abbiamo già rinunciato, perché entreremo in Parlamento con 100 parlamentari, cioè, e avremo diritto come rimborsi a 120 milioni di euro. Noi abbiamo già scritto che non li prendiamo, ma loro non ci credono talmente, perché sono ladri dentro, che l'UDC Casini ha fatto una legge perché ha detto, vuoi vedere che se arrivano in Parlamento anche questo movimento poi i soldi li vuole, perché loro sono così. E allora ha fatto una legge che per prenderli bisogna essere un partito, quindi ci hanno tagliato fuori dalla loro mangiatoia, ma noi non ci siamo mai entrati nella loro mangiatoia. E allora, signori, il nostro programma è semplice: via, resettare questo paese, cominciando da tutta la classe politica. I partiti devono andare via tutti. Ma intanto non vedete quello che succede, l'agonia, si stanno disintegrando, il PDL non c'è più.